Ok, allora volevo cominciare la correzione. So che siete molto, diciamo, presi dagli esercizi, però il tempo passa e ci restano solo 25 minuti, quindi è meglio cominciare a fare la correzione. Ok, allora cominciamo dall'esercizio 1 di oggi. Ho visto che molti fanno il palindromo, ma il palindromo era in effetti della settimana scorsa, o comunque sì, e quindi io comincio dagli esercizi di oggi, che sarebbe l'esercizio 1, è questo qui, ed è un esercizio semplice naturalmente, quindi noi abbiamo un array di 10 posizioni e vogliamo, quindi lo dichiaro così, ovviamente, vogliamo leggere da cin 10 interi dentro a questo array e quindi lo facciamo in maniera molto semplice, int i uguale 0, i minore di 10, e i uguale i più 1, quindi è, diciamo, una delle cose più facili che si possa fare con il for. E ok, eccolo qua. Allora, però, che cosa deve essere vero quando ho finito, quando esco da questo ciclo, d'accordo? Quindi scrivo una post 1, diciamo. E quello che deve essere vero è naturalmente che ho letto 10 interi da cin in A, dove li ho messi in A da 0 a 9 naturalmente. Ok? Questa è la post e quindi l'invariante di questo ciclo che cos'è? L'invariante del ciclo è molto simile alla post, dirà semplicemente fin dove sono arrivato ho fatto quello che dovevo fare, cioè ho letto un po' di valori. Quindi quanti valori ho letto? Beh, letti i valori, d'accordo, dove i è, naturalmente si intende il valore dell'indice i, d'accordo, del ciclo, ho letto i valori e li ho messi, anzi scusatemi, questo è un invariante un po' maccheronico, ma comunque li ho messi, l'importante è capirsi e mostrare, insomma, essere abbastanza chiari. Dove li ho messi? A partire da 0, naturalmente, ai meno 1. Ok? Questo è ovvio che, quindi, ho letto, ho fatto quello che dovevo fare fino a dove sono arrivato, insomma, sono arrivato a i, e quindi poi però in effetti c'è un'aggiunta che c'è sempre o quasi sempre nei cicli for, bisogna specificare il campo di variabilità di i che è naturalmente tra 0 e 10, 0 per forza perché all'inizio i è 0, 10 dà un po' fastidio ad alcuni ma spero che sempre di meno, diciamo, perché chiaramente il mio invariante deve essere sempre vero quando arrivo qui. D'accordo? In questo punto fatidico, allora ci metto un po' di dollari tanto per essere chiaro. Quando arrivo qui, cioè quando l'esecuzione del mio programma arriva in questo punto qui dove ho messo i dollari, che quindi sto per eseguire, per valutare la condizione di permanenza, d'accordo? Deve essere vero l'invariante e quindi deve essere vero anche quando poi la valutazione della condizione di permanenza darà false, d'accordo? Cioè quando uscirò dal ciclo, quindi deve essere sempre vera, quindi devo dire che i può diventare anche 10 perché questa è la condizione che mi fa uscire dal ciclo, ok? Quindi se mettessi i minore stretto di 10 direi una stupidaggine perché questo non sarebbe un invariante in quanto l'ultima volta prima di uscire dal ciclo non sarebbe vero l'invariante, ok? E quindi devo per forza considerare anche 10, è chiaro? Poi la prova che l'invariante, cioè soprattutto quello che mi interessa è dimostrare che la post 1 è vera quando esco dal ciclo. È abbastanza facile verificarlo proprio dall'invariante perché naturalmente quando uscirò dal ciclo, l'ho appena detto, quando i uguale a 10 e quindi quando i uguale a 10 che cosa significa? Beh, ho letto 10, l'invariante diventa esattamente la postcondizione, ho letto 10 valori e li ho messi in A da 0 fino a 9, cioè esattamente l'invariante, quindi è chiaro
che quando uscirò dal ciclo il mio invariante sarà post 1 sarà verificato. Ok? È semplice questo, spero. E di nuovo si verifica questa cosa generale che vi ho già detto tantissime volte, è che l'invariante fondamentalmente dice che ho fatto il lavoro che devo fare fin dove sono arrivato, cioè fino a I in questo caso. D'accordo? Ok? Allora, osservo anche una cosa, che naturalmente il mio invariante deve essere vero anche la prima volta che arrivo nella posizione dove prima c'erano i dollari, e quindi quando I è uguale a 0, e allora in questo caso l'invariante diventa, dobbiamo verificare anche in questo caso, il mio invariante diventa, ho letto 0 valori, ed è 0, la prima volta non ho letto niente, e li ho messi in A da 0 fino a 0 meno 1, che significa meno 1 semplicemente, quindi li ho messi in una porzione vuota dell'array, d'altra parte non ho valori e quindi è giusto che con questi possa riempire solo una porzione vuota dell'array, d'accordo? È chiaro? Quindi insomma, bisogna verificare anche la condizione iniziale, quindi quando I è uguale a 0, e l'abbiamo appena fatto. Mi raccomando, non trascuratela, insomma, è importante anche quella. E spesso ci aiuta poi a sistemare gli indici come vogliamo. Adesso devo stampare, anzi l'esercizio richiede di stampare in ordine inverso i 10 valori letti, quindi dall'ultimo che abbiamo letto fino al primo che abbiamo letto, d'accordo? Oppure, per meglio dire, visto che li abbiamo messi nell'array in ordine, diciamo, di lettura, dall'ultimo fino al primo. Quindi come dobbiamo procedere? Ovviamente ci conviene scrivere un array, un ciclo che anziché percorrere l'array da sinistra a destra, lo percorra da destra a sinistra, perché così è più semplice. Naturalmente si può anche percorrere da sinistra a destra, poi vediamo anche le possibili alternative, insomma. Ok, quindi possiamo anche azzardarci, che cosa significa percorrerlo da destra a sinistra? Usiamo lo stesso indice I come prima e naturalmente l'ultimo elemento è l'elemento in posizione 9, quindi partiamo da 9. E naturalmente fin dove dobbiamo arrivare? Noi vogliamo stampare fino al primo elemento che è quello in posizione 0, quindi noi vogliamo dire che I deve essere maggiore o uguale di 0 compreso, quindi c'è l'uguale, d'accordo? E poi facciamo I uguale I meno 1 perché andiamo a ritroso, naturalmente, dall'ultimo vogliamo arrivare al primo, quindi dobbiamo decrescere I ogni volta. È chiaro? In questo modo noi scriviamo un ciclo in cui l'indice I parte dall'ultimo elemento dell'array e arriva al primo elemento. Cosa deve fare? Deve stampare. È una cosa molto semplice, quindi AI. Poi probabilmente è meglio andare a capo così che i valori non appaiano tutti attaccati, insomma, ma su righe diverse. Ci siete? Allora l'invariante qui che cosa sarà? L'invariante qui sarà leggermente, visto che andiamo a ritroso, sarà leggermente più complicato. Allora, per prima cosa, che cosa dobbiamo dire? Scritti, quali valori? I valori da, e qui ci troviamo purtroppo a dire qualche cosa che, cioè, va a rovescio, quindi in effetti io devo dire, visto che nella mia notazione di intervalli dell'array il primo indice deve essere sempre più piccolo del secondo indice, d'accordo? Io devo dire una cosa di questo tipo, quindi I più 1, punto, punto, 9. È così? Sì. I, punto, punto, 9.
a rovescio, scritti a rovescio, i valori da A, I più 1, 9, e poi ho sempre il campo di variabilità, scusate, di I, e qui devo stare attento perché, di nuovo, esattamente come prima, devo mettere in conto anche il valore di I che mi farà uscire dal ciclo, e come vedete, fino a 0 mi resto nel ciclo, quindi io esco dal ciclo quando I diventa ancora più piccolo di 0, quindi meno 1. Meno 1 è l'ultimo valore possibile per I. Scusatemi, minore o uguale di I, minore o uguale di 9, ok? Questo è il campo di variabilità di I. Allora, andiamo a leggere questa prima parte, e diciamo dà un po' fastidio forse, d'accordo? Però una cosa ci conforta immediatamente, vedete che l'ultimo valore di I è meno 1 per uscire dal ciclo, e quando I è meno 1, qui avremo meno 1 più 1, 0, ok? E quindi il mio invariante diventerà, scritti a rovescio, i valori da A0 fino a 9, cioè tutti. Quindi questa invariante sembrerebbe essere ragionevole, d'accordo? Perché alla fine ci dà esattamente la postcondizione, perché mi sono dimenticato di scriverla, ma la postcondizione qui che cosa sarà? Scritto a rovescio A da 0 fino a 9. Ok? Questa sarà la postcondizione. E chiaramente il mio invariante, quando I diventa meno 1, mi dà esattamente post 2. Questo ci conforta parecchio. E poi un'altra cosa ci conforta, consideriamo il caso iniziale, quindi quando si arriva qui la prima volta, qui intendo dire il solito, è la solita posizione qua con i dollari, cioè quando sto per valutare la condizione di permanenza del ciclo, I sarà 9, il mio invariante diventa, scritti a rovescio, i valori da I più 1, I è 9, quindi diventa 10, punto punto 9, e 10 punto punto 9 è, come al solito, una porzione vuota di array, perché il primo indice è più grande del secondo, d'accordo? Quindi significa, il mio invariante dice, non ho scritto niente ancora, che è giusto perché non ho scritto niente la prima volta. Quindi siamo abbastanza confortati, sia nella condizione iniziale che nella condizione finale del mio ciclo. D'accordo? Poi, allora, cosa succederà quando eseguo il ciclo una volta? Quindi noi stiamo assumendo, aspettate, tolgo questi dollari che danno forse fastidio, ma volevo essere certo. Ok, quindi assumiamo che R sia vero, assumiamo che la condizione di permanenza sia vera, quindi che I sia maggiore o uguale di 0, allora cosa succederà? Succederà che io scrivo l'iesimo, d'accordo? Scrivo lì, scusatemi, stampo a I. Dopodiché che cosa succederà? Succederà che I diminuisce di 1. Quindi in effetti io ho stampato a I, ma I diminuisce di 1, quindi in effetti ho stampato a I più 1 rispetto al nuovo valore di I. Ed è esattamente quello che è scritto qua nel mio invariante. D'accordo? Ho stampato da a I più 1 fino a 9. Gli altri li avevo stampati anche prima, adesso ho stampato in più a I più 1. Ok? Ci siete? Spero di sì. Se ci sono domande fatele, perché qui siamo ancora negli invarianti facili facili. Ok, comunque se ricordatevi che gli invarianti devono sempre dire
ho fatto quello che devo fare fino a un certo punto. Ok? Quindi esprimono il fatto che voi abbiate capito che cosa deve fare il vostro ciclo. Se avete problemi nello scrivere l'invariante è spesso perché non vi è chiaro che cosa deve fare il vostro ciclo, effettivamente. Ok? Ci siete? Se capite sta roba? Ok, quindi adesso andiamo avanti e aggiungiamo una paginetta qua e guardiamo l'esercizio 2. Allora vi dico subito che l'esercizio 2, per qualche motivo che mi è sconosciuto, il quarto testo non funziona correttamente. Quindi vi avviso, non sappiamo ancora correggerlo, non sappiamo perché, però è così. Il quarto testo non funziona correttamente. Comunque, allora, l'esercizio 2 è quello dei codici dei biglietti, d'accordo? Per vedere se ci sono duplicati, quindi scrivo qua esercizio 2. Cosa succede? Abbiamo un array di 100 posizioni intere e poi abbiamo, in effetti lo riempiamo solo fino ad n, se mi ricordo bene. Ok, questo è assolutamente simile al precedente, quindi non sto neanche a commentarlo. A questo punto il mio array ha n valori e sono questi gli n valori che io devo considerare, d'accordo? Allora, a questo punto noi dobbiamo considerare, diciamo, che cosa? Dobbiamo vedere se ci sono dei duplicati tra i valori che abbiamo letto, d'accordo? E scrivere in output ciascuno dei duplicati, cioè se non ci sono duplicati dobbiamo scrivere tutto regolare, se non mi sbaglio, se ci sono duplicati dobbiamo scriverli tutti una volta sola, però, d'accordo? In ordine decrescente? Crescente, cavolo, questo non lo sapevo, non mi ricordavo, scusate. Ah, accidenti, allora avevo in mente una soluzione un po' diversa. Allora, se noi vogliamo scrivere in ordine crescente, probabilmente la cosa che ci conviene fare è ordinare l'array con i valori, d'accordo? Non è l'unica maniera, ma certamente è una maniera possibile. Ok? Oppure no? Dipende, perché magari noi abbiamo, cioè in questo esercizio ne abbiamo 100 di valori, ma mettiamo che ne avessimo 1 milione di valori, ordinarli tutti, magari non ci sono duplicati per niente, cioè rischieremo di fare un sacco di lavoro per nulla, d'accordo? Quindi ci sono due soluzioni possibili, una che ordiniamo tutti i valori in modo tale che quando riconosciamo i duplicati, questi sono già in ordine, d'accordo? E non dobbiamo, tra parentesi, averli ordinati, sono anche contigui nel nuovo array che abbiamo ordinato, i valori duplicati. Quindi li troveremo con grande facilità, se volete. Oppure possiamo trovare i duplicati e poi ordinare solo i duplicati. Questo è un, d'accordo? Sono le due strade possibili. Che strada vi piace di più in generale? Quale strada avete seguito voi in generale? Trovare i duplicati e poi ordinarli? Ok, seguiamo questa strada qui. Allora, dobbiamo trovare i duplicati, quindi cosa significa? Beh, che io li considero, d'accordo? Considero i valori che abbiamo appena letto dentro A, uno alla volta, e poi andiamo a cercarli in A. D'accordo? Andiamo a cercarli in A. Ok?
se ci sono duplicati del valore letto, allora è un duplicato, se no va bene. Ok? Sembra abbastanza semplice. Allora, come facciamo? A me piacciono le soluzioni semplici, anche se in questo caso magari si potrebbe fare qualcosa. Partiamo dalla soluzione semplice. Poi si possono fare critiche a questa soluzione. Allora, cosa devo fare? Beh, devo scorrere il mio array. Lo scorro, d'accordo, tutto quanto, i uguale i più 1, tanto per cambiare, ecco, c'ho il mio ciclo. Poi, che cosa devo guardare? Devo vedere se è, diciamo, il valore AI appare una volta sola nel mio array oppure più di una volta. D'accordo? Ok? Va bene? Allora, quindi come faccio? Beh, conto quante volte appare nell'array. Conto quante volte appare nell'array, quindi posso fare così, per esempio, mi introduco una variabile int conta e la metto a 0 e poi faccio un secondo ciclo qui, for int j uguale a 0, j minore di n, naturalmente, e j uguale j più 1, e if a j è uguale, l'elemento corrente è uguale ad ai, significa che ho trovato un elemento che è uguale a quello che sto considerando, e scrivo conta, aumento conta di 1, quindi conto uguale conta più 1. Ok? Quindi quando esco da questo ciclo, sicuramente conta è uguale numero di occorrenze di AI. In A 0 punto punto n-1, tutto l'array, insomma. Quindi, maledizione, quindi il mio ciclo qua, l'invariante del ciclo interno, che cosa sarà? Beh, sarà fondamentalmente conta uguale uguale numero occorrenze AI in dove? In A, fin dove sono arrivato, insomma, da 0 a J-1. Ok? Solita relazione tra l'invariante e la postcondizione che ho appena scritto. D'accordo? Questa la chiamiamo post 1, per esempio. Ci siete? Quindi io qui sto, conta, insomma, conta il numero di occorrenze. Naturalmente l'invariante dice le ho contate fin dove sono arrivato a guardare. Però certamente, allora, se quando esco da questo ciclo, conta mi dice se si tratta di una ripetizione oppure no. D'accordo? Siete d'accordo? Quindi if conta è maggiore di 1, significa che si tratta di una ripetizione e quindi la devo mettere da parte. Allora, questo mi dice che io avrei dovuto inizializzare, cioè dichiarare probabilmente un altro array rip per le ripetizioni, diciamo, d'accordo, per le ripetizioni, e anche dichiarare un indice rip, per esempio, che è uguale a 0 inizialmente, che dice quante ripetizioni ho già trovato.
Ok, ci siete? Come non conta se stesso? Io guarda il programma che ho appena scritto, fissiamo AI nel ciclo esterno e poi andiamo a contare quante copie di AI ci sono in tutto l'array, quindi conta anche se stesso naturalmente, d'accordo? Quindi se ci fossero solo due valori che sono identici, ovviamente sarebbero due ripetizioni e io... No, ecco, mi raccomando, molti potrebbero avere la tentazione di scrivere in questo ciclo interno, non partire da zero come faccio io, d'accordo? Che significa che AI lo confronto con tutto l'array. Vi ho detto che la mia soluzione era molto naif, in un certo senso, era molto semplice, no? Però è semplice, si capisce, poi possiamo pensare a migliorarla se ne abbiamo voglia, però intanto abbiamo una soluzione che funziona. Allora, quindi, però alcuni potrebbero invece aver messo qui i più 1, per esempio, in modo tale da confrontare AI solo con gli elementi che vengono dopo, ma questo mi sembra molto pericoloso naturalmente, perché anche se avessi un elemento che ripete, l'ultima occorrenza, se la confronto con quelli dopo, sembrerebbe, d'accordo? Sembra che... Ok? Ma comunque potrebbe in effetti portare qualche vantaggio, però bisogna pensarci, io confesso di non averci pensato tantissimo. Allora, vi va bene questo? Io lo confronto con tutto l'array e quindi so quante volte occorre in sostanza. Ok? E se il numero di occorrenze è maggiore di 1, significa che è una ripetizione e quindi la devo mettere nel, d'accordo? Nel mio array. Ci siete? Va tutto bene? Lo devo mettere nel mio array. Ok? Allora, adesso quindi, if se è una ripetizione, cosa devo fare? Allora, rip, indice rip, uguale ai, è una ripetizione, io la metto, ok? Dentro ai. Dopodiché, naturalmente, indice rip deve essere uguale, indice rip deve aumentare di 1, naturalmente. Ok? Va bene? Vi va bene questa cosa? Qualcuno ha qualcosa da dire su questo? Va bene questo programma, secondo voi? Secondo me fa abbastanza schifo, insomma. Soprattutto non risolve il problema richiesto. Non lo vedete perché non lo risolve? Perché prende tutte le copie delle ripetizioni e le scrive nell'array, non solo una copia. Quindi se io ho due ripetizioni, cioè un valore che ripete due volte, scriverò entrambe, d'accordo? Il numero due volte dentro a rip e non è quello che viene richiesto. Ok? Quindi diciamo che è una soluzione che si avvicina a quanto richiesto, ma non fa quanto richiesto, non va bene. Non va bene questa cosa. Ma se noi poi andiamo ad abbinare da regia, mettiamo sulla trampa, si può fare la volta. Ok, dopo naturalmente, visto che io scrivo i numeri che ripetono, li scrivo tante volte quante ripetono, poi posso eliminare le copie che ho scritto in più, però è più semplice se riuscissi a non scriverle in più proprio. E in effetti c'è una maniera di farlo molto semplice che in qualche modo si lega a quello che dicevamo prima per quanto riguarda il punto di partenza di questo indice qua, perché insomma se un valore ripete, d'accordo? Allora
per esempio, tre volte, ripete tre volte, d'accordo? Allora io prendo la prima copia, cioè quella più a sinistra, del valore, la confronto con il seguito dell'array e trovo due copie. E quindi mi accorgo che quel valore che ho considerato ripete. E allora non lo scrivo, d'accordo? Lo lascio da parte, perché tanto so che dopo incontrerò delle altre copie, d'accordo? Se becco a un certo punto la seconda copia di questo valore qui, anche lei alla sua destra avrà un altro valore uguale e quindi sarà un duplicato, d'accordo? No, c'è qualcosa che non funziona nel mio ragionamento, scusate. Scusatemi. Non funziona. Beh, insomma, il ragionamento stava in piedi, ma non fa di nuovo quello che vogliamo. Allora, scusatemi, torno indietro un secondo. Quindi, questa soluzione qui non è esattamente quello che noi vogliamo. Perché scrive su RIP tutte, ogni valore che ripete tante volte quanto è il numero di ripetizioni, insomma. Ok? Allora, cosa dobbiamo fare? Possiamo scrivere lo stesso e poi toglierlo, oppure prima di scriverlo possiamo controllare se per caso c'era già. Ok? Quindi dobbiamo riscorrere solamente? No, dobbiamo riscorrere solamente l'array RIP, naturalmente. L'array RIP. D'accordo? Quindi, quando conta è maggiore di 1, ci siamo? Allora, prima di inserirlo come facciamo qui, dobbiamo andare a scorrere l'array. Ok, quindi adesso prendo questa parte qui, vado su una nuova pagina e cerco di, diciamo, migliorare quel pezzettino di codice. Ok, scusatemi, ma prima avevo preso una falsa pista. Ok, questo è quello che avevamo scritto prima. Adesso dobbiamo migliorare, quindi ho già detto, prima di fare questo io devo controllare se non c'è già. E allora, come devo fare? Beh, non è così difficile, d'accordo? If il RIP mi dice quanti sono i valori dentro a RIP, d'accordo? Quindi K uguale K più 1, quindi io adesso devo scorrere l'array delle ripetizioni. E che cosa posso fare? Prima però faccio bool trovato uguale false, perché all'inizio non l'ho trovato naturalmente, e qui devo scrivere end not trovato. Ok? E quindi uscirò da questo ciclo non appena avrò trovato il mio valore, quindi significa che l'avevo già scritto, insomma. Quindi RIP if RIP K è uguale a che cosa? Beh, a I è il valore che io sto esaminando, quindi è questo, d'accordo? Allora, se questo è vero, trovato deve diventare true. Il che mi fa uscire immediatamente dal ciclo, perché l'ho trovato, è inutile, poi tra l'altro c'è al massimo una copia. Quindi, if not trovato, se non l'ho trovato, significa che è la prima volta, d'accordo? Che l'ho trovato, e allora devo inserirlo nell'array, quindi questo ciclo qua, che prima avevo scritto tutto solo, chissà perché mi fa questa cosa qui, ok, allora
solamente se non l'ho trovato, allora lo inserisco dentro la RIP e aumento RIP, altrimenti non faccio niente e vado avanti. Ok? In questo modo dentro la RIP metteremo solo dei valori unici, tutti diversi. È chiaro? Che funziona? Quindi a questo punto qui finisce ciclo esterno. E quindi cosa sarà la mia post a questo punto? Chiamiamola post 2, mi dirà che dentro la RIP ci sono tutti i valori ripetuti una volta sola. D'accordo? I valori ripetuti sono i RIP. Il numero dei valori ripetuti è i RIP a quel punto. Ok? Si capisce? Allora, questo ciclo qui non ho messo nessuna, però almeno una piccola post qualche cosa ce la devo mettere, ed è trovato, è vero, quindi trovato, se e solo se, beh insomma, se e solo se hai, è in che cosa RIP da 0 punto punto RIP meno, i RIP meno 1. Ok? E l'invariante di questo ciclo naturalmente sarà trovato se e solo se AI è in RIP da 0 fino a dove sono arrivato, quindi a K meno 1. Ok? Ok, ho finito il tempo. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ordinare RIP da 0 fino a i RIP meno 1. Ok? Ordinarlo, e noi sappiamo farlo, l'abbiamo visto in classe come si fa a ordinare un array. Quindi, ok, abbiamo visto una maniera di farlo, ce ne sono tante, ma insomma una va bene. Qualcuno aveva fatto in modo diverso? Ci sono dei modi diversi, eh? Ok, però è un valore invasivo, cioè è una maniera invasiva perché cambi l'array, insomma non è normalmente non va bene. Ok, è possibile farlo. Cioè. Ok, mi spiace ma ho sforato di brutto.